Nome Eleonora. Cognome Solla. Data di nascita 28/3/1984. Quindi una ragazza. Sì, professione fotografa. Segni particolari? Coglie l'attimo. Chi più dei fotografi deve cogliere l'attimo. Buongiorno Eleonora. Buongiorno. Complimenti per la bellezza fisica. Che mano questa alla signora. Mamma però i complimenti. Complimenti a mamma e papà. Io, poi a me serve a poco la bellezza. Ma tu sei il frutto di questo grande lei amore. La bellezza la fotografa. Quindi trova quel momento per immortalare quella bellezza, che sia ovviamente estetica oppure anche di attimo, no? Sì, il discorso in fotografia è molto particolare, perché poi ciò che conta di più non è tanto la bellezza estetica in senso canonico, ma proprio quello che trapela quasi dall'animo della persona, quindi quella luce che si accende negli occhi piuttosto che un sorriso. Arriveremo a parlare un po' di tutto, ovviamente anche di quanto un fotografo bravo, competente, attraverso quello che stavi dicendo tu, riesce poi a rendere quell'immagine particolare, proprio immortalare quel momento che racconta, cioè certo. Perché le foto parlano sostanzialmente. Certo. Ora, la passione invece per questo settore, per questo mestiere, dopo una laurea in psicologia, perché arriva? Cioè, nel senso, uno che si laurea in psicologia probabilmente la fotografia non ce l'ha come primo obiettivo, pensiero, certo. O primo obiettivo. Come è entrata invece nella tua vita? Beh, diciamo che in realtà non è poi così distante, nel senso che io non fotografo paesaggi, io fotografo persone, quindi sì. L'interesse primario è sempre stato per l'essere umano. E per i suoi modi, le sue dinamiche, okay. E studiandolo dal punto di vista psicologico chiaramente riesco a interpretare e a collegarmi meglio anche quindi a livello quelli empatico. Che si fanno fotografare da te sostanzialmente fanno anche una seduta dallo psicologo in uno scatto c'è dentro. Diciamo che più che altro mi serve proprio per mettermi in relazione più velocemente con le persone. Tu sei giovane perché sei dell'84, abbiamo visto una carta di insomma non sono più di primo pelo però non di primo pelo, però sei molto giovane. Insomma, ovviamente. Sì, non sei più di primo pelo. Io vabbè ho la barba e non ho più di un pelo in faccia, ma sono del 75, quindi insomma ho 9 anni più di te, diventerebbe che io, e lui che cos'è allora? La mummia Tutankhamon. Sono nato nel 60 e sono ma nel 60. Guarda, non lo dica perché fa brutta figura, è meglio che lei dica che è nato nel 46 quando è nato. Ma no, ma fino agli 80 anni siamo tutti giovani comunque. Oh, bravo. Finalmente ho trovato una persona che dà la dimensione della mia freschezza. Benissimo. Del mio fascino, della allora, mia giovinezza. Nasce la tua professione da fotografa nel 2009. Esatto, sì, diciamo che lì iniziano proprio gli studi più approfonditi in quel campo. Perché perciò non ci si improvvisa, credo, per fare fotografi. Non ci si improvvisa per fare nulla in realtà. Chiaro. Perché quello per è ogni cosa ci vuole tanto impegno, così. Tanto tempo, tanta esperienza. Io all'inizio mi piaceva molto quello che facevo. A proposito di macchinette Ciribiribi Kodak, come diceva questo prima, che lei insomma è un po' spartano, con cosa hai iniziato? Con una Pentax che mi ha regalato il mio fidanzato per la laurea, appunto. Ah, ok, quindi una macchina comunque importante. Era una reflex carina, sì, con gli obiettivi. Insomma, erano già le prime cose che forgiavano un po' il mio gusto in quel campo. Poi all'inizio io sono una persona molto impulsiva, quindi mi sono buttata corpo morto in questa attività e sono andata giù pesante. Avevo appena avuto il primo figlio e studiavo. Quindi sei anche madre. Due volte. Doppietta. Sì, però. E quindi avevo. Questo. Sì, no, ne vorrei anche altri. Addirittura? Sì. Vabbè, ma tanto le foto gliele fa lei. Non voglio molti al battesimo, figli. Le foto gliele fa lei. No, quindi sono gli uomini che non vogliono molti figli. Le donne in genere. Sai che è vero? Sai che è vero questa cosa? È vero, è vero. Nonostante sia la donna. Sono onesto, perché il secondo, per dire, stavamo parlando anche per quanto mi riguarda, io ne ho uno di 9 mesi. Sì. Quando magari si parla, ne faremo un altro tra, sembra quasi che fai tu più fatica della donna che in realtà rimane incinta e deve vivere tutto quel momento. Noi maschietti, quel genere, momento. Sì. Pensavo che fosse all'opposto. Ma chissà perché poi, perché poi la faticaccia, voi vi fate la parte divertente, dai, parliamone. Vabbè, insomma, sì, diciamo che noi ci mettiamo quel contributo di tre minuti è e mezzo, un mistero. Speriamo di più. L'universo femminile per me è sempre un mistero. Si spera ovviamente di più, però insomma, noi sì, facciamo la parte divertente, certo il terrore per l'uomo è quello del oddio adesso mi tocca risvegliarmi la notte. Ma sì, ma poi lo fa la mamma. Cioè, poi, ma non è vero, vabbè, non è vero. Non è sempre vero. Non è vero. Nel senso che a me piace anche poter dare una mano. Poi è anche reale che più delle volte si alza mia moglie o prenderlo in braccio. Mio fratello dalle 2 alle 4 del mattino
teneva conto, il bambino piangeva, mio nipotino, e senza valore. E poi adesso ci va a lavorare, quindi. Povero, che bravo. Va bene. Allora, in questo caso abbiamo capito che è Eleonora che si alza. Detto come si chiama tuo marito? Francesco aveva pazienza, cioè, un po' di concorre anche tu alle dinamiche della famiglia. Fai il terzo, Francesco, che vedrai che sarai ancora più soddisfatto. No, io sono contento. Detto questo, tornando alla fotografia, invece, ovviamente l'approfondimento e lo studio è fondamentale, e ci sono tantissimi fotografi. Il campo è, diciamo, anche molto invaso da quelli un po' improvvisati rispetto a quelli che poi lo fanno di mestiere. Allora, la verità è che ci sono tantissimi amatori bravissimi, tantissimi professionisti eccellenti, e poi c'è tutta una serie di persone che stanno iniziando e che con istinto materno, capisco e comprendo, che comunque cercano di entrare in un mondo che è comunque complicato anche per chi ci è già da parecchi anni. Eleonora, diciamo che è politically correct, ha detto delle cose stando larga. Bene. Ovviamente sul giudizio che ci mancherebbe. Nel frattempo vediamo anche delle immagini di preparativi, mi sembra. Sì, di un matrimonio. Sono i preparativi, eccomi. Sono i preparativi di un matrimonio, con tutti i wedding planner, parrucchieri, trucco, tutto quello che c'è dietro, ecco, il matrimonio. Il mestiere del fotografo da cosa va a cosa va, per quanto ti riguarda? Perché poi ovviamente ci sono i fotografi della cronaca, dei giornali e di tutto quello che è il mondo della carta stampata, ma tu invece spazi su quelli che sono gli eventi, no? Esatto, io diciamo che più che gli eventi in senso stretto, diciamo che io racconto gli eventi della vita. Quindi diciamo che mi descrivo un po' come una fotografa di famiglia, nel senso che comunque mi occupo di ciò che sono gli eventi importanti nella famiglia, perciò. Quindi, la nascita, certo. Crisi, beh, forse prima, vero? Esatto, forse prima della nascita il matrimonio, facciamolo. Esatto. Prima il matrimonio. Il matrimonio. Oddio, ormai siamo al periodo dove i figli nascono prima di essersi sposati. Come i miei sono nati prima. Non succede in gerarchia, ragione. Prima il matrimonio. Matrimonio. La nascita. Poi la nascita, il battesimo, poi si cresce, le foto di famiglia, e quindi quei momenti. Gli anniversari, certo. Sì. Senti, ma adesso queste immagini continuano a farci vedere, insomma, il vostro lavoro, il lavoro di tanti, il tuo, quello di truccatore, cioè c'è tutta una macchina, certo, che si muove, certo, ovviamente all'interno di una giornata importante come quella del matrimonio. Però vorrei far vedere questo minutino e qualcosa a proposito di nascita. Sì. Bellissimo, secondo me, nel momento in cui appunto accade una cosa straordinaria come la venuta al mondo di un figlio, perché rimane e sarà sempre il fatto grande, più straordinario, più bello, della nostra vita. Allora, vediamoci queste immagini. Condivido. Insomma, immagini anche abbastanza forti, perché comunque la nascita di un bambino è affascinante, però è gioiosa, e poi molto addolcite. Ma adesso, da un po' di tempo a questa parte, no, c'è questa cosa che il fotografo entra negli ospedali. Prima non esisteva questa possibilità, anzi in realtà addirittura siamo molto pochi che possono fare questa cosa, è una cosa molto... E da cosa dipende il fatto che uno possa o non possa farlo? Intanto che abbia magari iniziato nel modo giusto e che si conosca per la sua professionalità, la sua discrezione. Comunque sono momenti particolarmente intimi. Eh certo, infatti. Gli operatori del settore, inoltre, sono chiaramente spaventati dall'avere una figura esterna che lavora spalla a spalla con loro. Io ti posso dire che nella mia esperienza, quando mia moglie doveva partorire, c'era una signora che faceva il giro delle varie stanze per chiedere se tu volevi,
e in qualche caso, insomma, a volte bisogna stare attenti anche come ci si, certo, pone, perché diventi dal piacere di chiederti una roba all'invasione o perlomeno all'essere invasivi, no? Capisci? No, ma infatti inizialmente anch'io facevo così, nel senso che comunque era un modo per far conoscere un lavoro che in realtà non si conosceva e per cui magari le persone non sono portate a chiedere, poi per un matrimonio scontato. Non tutti riescono a sentirsi anche tranquilli nel momento in cui un fotografo che è l'immortale in quella situazione. È vero. Con insomma, le coppie moderne credo che siano più attente. Ma non è questione di coppie moderne, no, anche ragazzi giovani sono spaventati dall'idea. Sì, anche se, ma perché è un lavoro che non si conosce, siamo in pochi e lo facciamo comunque, esiste da pochi anni, in Italia non è ancora sdoganata come tipo di cosa, mentre in America è moda e quindi tutti quelli che partoriscono sperano di avere i soldi per potersi permettere un fotografo. Ecco. Come per un matrimonio, cioè diventa un evento assolutamente fondamentale da riprendere. Anche invece perché in Italia la realtà delle c'è. Cose è, vabbè, adesso ormai con gli strumenti che abbiamo, i telefonini e quant'altro, ma il marito, ma non è la stessa cosa. Ma poi il papà se lo deve godere il momento. Sì, sì, certo, però diciamo che è un po' come dire, fino a ieri non c'erano i telefonini, come si faceva oggi pensando che non, certo, non sono... Invece si faceva, no? Come si fa senza l'album delle foto del... Si è sempre fatto, però è ovvio che andando avanti, se ci sono quelle possibilità, perché non utilizzarle? L'album della nascita io credo che sia... Sì, è una cosa dolcissima. Che la pecca è una cosa dolcissima. Io ancora quando vedo le foto anche di estranei mi emoziono, nel senso che sono dei momenti talmente forti, talmente dolci poi contemporaneamente che... E poi un ricordo per il bambino. La pecca più grossa, secondo me, degli anni miei, di quando ero piccolo io, è non avere foto che ti riprendano, ma non solo nella nascita, anche nei passi dello sviluppo, infatti il fotografo di famiglia sta proprio per quello. Anni e mezzo, io la prima foto, ecco, ma sapete che ci sono famiglie che ci tengono, soprattutto in Nord Europa, Nord Italia è una cosa che si usa di più e ogni anno, ogni sei mesi, vanno dal fotografo a fare la foto proprio di famiglia. Proprio per capire, proprio per aggiornare lo stato di famiglia, anche dal punto di vista delle foto. Va bene, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, pensa, ha detto la prima foto Eleonora ha tre anni e mezzo. Ed era già arrabbiatissima. No, ed era già così, questa è la cosa spaventosa. Già affascinante come adesso. Certo, torniamo tra poco, state con noi. La Garizzaccola. Allora, tornando invece a quello che è il discorso della fotografia, come ci si forma, cara Eleonora, per fare questo mestiere? Allora, innanzitutto ci sono moltissimi canali presso i quali ci si può formare, come dici tu. In realtà una formazione riconosciuta, canonica, non esiste. La professione del fotografo è una cosa un po' come il conduttore TV o il conduttore radiofonico, non c'è un corso che ti insegna a fare. Corsi ce ne sono tanti, anche bravissimi professionisti che tengono dei corsi anche molto performanti, però oggettivamente l'arte deve partire da dentro e deve essere anche formata dal gusto. Devi essere un cultore della bellezza, secondo me, di quello che è elegante, che è bello, insomma, sì, anche ci sono vari generi di fotografi per vari generi di persone, quindi c'è un fotografo elegante per persone eleganti, c'è un fotografo tamarro per persone tamarre. A proposito di tamarrate, bellissima espressione che mi che avvicina utilizza l'amico Frizzi, è più un'espressione del nord Italia, della Lombardia, questa che sarda, perché qui si dice più gaggio, esatto, più, però a proposito di gaggiumine, ok, parliamo con il linguaggio più indigeno, tra poco andremo a tastare un territorio. Perfetto. Insomma, però a proposito invece di cose belle, eleganti, andiamo a vederci questo filmato che immortala insomma il momento del matrimonio e quindi insomma tutto quello che tutto quello che c'è dietro, il preparativi, l'emozione della sposa. Vediamo questo e poi abbiamo ancora da spenderci anche un backstage legato alla moda, insomma, che anche lì che è l'altra mia passione. Bellezza. Sì, esatto. Vediamo, partiamo da questo. I've been alone when I'm surrounded by friends. How could the silence be so loud? But I still go home knowing that. My thirst, I
Abbiamo appena visto il matrimonio dei Forrester, bello, bello, tutti belli, complimenti, diletta signora. Non c'era uno che non rispondesse a un canone di eleganza, di bellezza. Complimenti a questi ragazzi, insomma, non so chi siano, però complimenti a loro. Complimenti ovviamente e anche a tutti quelli che se ne sono presi cura, perché il trucco parrucco, wedding. Sottolineiamola questa cosa che abbiamo detto poco fa fuori onda, no? Cioè, abbiamo detto c'è il fotografo che ha l'esperienza, e quindi il fotografo che ha navigato, quello che insomma negli anni ha potuto mettere insieme un curriculum e anche una capacità che possono fare la differenza, e c'è il fotografo che magari è alle prime armi, no? Certo, o che magari rimane l'esempio abusivo, dei braccialetti mi piaceva molto fuori onda. Sì, perché stavo dicendo che comunque è come se un ragazzo che fa, una ragazza che fa i braccialetti a casa con le sue perline, le sue pinzette, rubasse lavoro a Tiffany, cioè che non è possibile. Un altro pianeta, un altro mercato. Ci sono mercati diversi, esiste target diversi, e esiste la Rinascente. Esatto, questo stiamo chi cerca trova quello che cerca. Beh, quindi no, l'offerta deve essere così, un po' allargata, pluralistica. È molto pluralistica. No, capito, sì, però sì, deve esistere per avere è il mercato. Perché io che non posso permettermi la Rinascente posso andare da quell'altro e dire io sono vorrei per il mercato cosa. Anche in questo caso. Ma infatti non nessuno ruba nulla a nessuno, chi abbassa i prezzi fa un target, ha un target più basso, chi alza i prezzi fa un target più alto, e ognuno sì, ognuno si posiziona nella gamma di mercato, nella fascia di mercato che ha scelto. Certo, chiaramente. Ora, siccome siamo già alle 9.57, vorrei far vedere anche il filmato del backstage. Vediamo un po' gli scatti del backstage e poi torniamo ai famosi prediciottesimi. Quelle robe agghiaccianti che se magari Fabio nel frattempo cerca su YouTube possiamo anche far vedere, perché c'è roba, è pieno il mondo. Prego, vediamo le immagini del backstage. È chiaro che il mercato della moda qui forse è un po' meno che a Milano o beh, direi proprio Roma. Di sì, è una scelta familiare, una scelta d'amore, diciamo. Io preferisco lavorare qua con le famiglie, avere la allora, mia famiglia. Allora attenzione, chiudiamo su tutto quello che invece è il versante, parlando di fotografia, video e quant'altro, e ci sono tanti professionisti o non che si spendono per la causa dei prediciottesimi, che sono questa nuova frontiera che, non lo so io, i ragazzini di 18 anni quando arrivano al compimento, insomma ormai moda per moda, dice mamma vorrei fare il video del prediciottesimo. Ti è mai capitato? Conosci gente che lo fa? Conosco tanti professionisti che lo fanno, ma non qua in Sardegna. In Sardegna non tira molto sta roba no, qua. No, non è, ma perché è in perché realtà è un po' più introversi secondo me, cioè ci si mette più in discussione anche sotto il profilo del ma io dovrei far vedere sta roba a tutti qua. Perché esatto. Poi questi video che adesso faremo vedere, io direi anche agghiaccianti per certi versi, li mettono in pasto alla rete. Esatto. E poi si lamentano i genitori che i figli vengono bersagliati da critiche da insulti, di ogni genere, certo. Perché poi ti metti in pasto alle belle. Io sono anche del parere che ognuno è libero di fare quello che vuole. Quindi ci mancherebbe altro. Però tientelo per te, fallo vedere ai tuoi parenti. Ai nonni. Se, esatto. Che ti se lo metti che in rete e poi ti lamenti che qualcuno, e c'è la rete, è il luogo più, certo, più terribile per quanto riguarda. Perché è crudo, cioè giudizi, nessuno si trattiene. Comunque è sempre una forma di grande democrazia. Facciamo vedere queste immagini, dai, facciamo vedere questo prediciottesimo che abbiamo recuperato. Diamo modo, insomma, di capire di cosa stiamo parlando. Ecco, questi sono i famosi video delle ragazze o dei ragazzi che chiedono a mamma e papà di spendere una valanga di soldi
una valanga di soldi per essere immortalati nel momento del compimento del 18° anno, come se fosse un po' un ingresso in società. Ecco, io non so voi, il giudizio a casa di giudizi non credo, non lo so se bisogna per forza esprimere. Sto provando gioia inusitata, ecco, io invece sto provando vergogna da parte dei genitori. Ma guarda questi, io fossi genitori, queste gambe, ma non è per le gambe, anche se fosse una bellissima ragazza, qui in questo caso è una bella ragazza un po' in carne, va bene, ma io dico, ma bisogna arrivare a mettersi a nudo così, perché a 18 anni uno si sente realizzato solo se fa vedere un video di questo. C'è uno strumento, anche se fosse la gnocca più gnocca del mondo, sì, è vero, non c'entra niente, è un esibizionismo eccessivo. Lanciamo un messaggio sbagliatissimo, non è la questione di razzismo nei confronti di chi si può permettere o chi non si può permettere, no, perché non è questione di bellezza, è proprio la questione ma c'è bisogno di apparire, e forse l'apparire oggi è così tanto richiesto, diretta, forse il narcisismo oggi fa parte integrante della nostra cultura. Ma ci vuole anche un po' di buon gusto e buon senso alle volte, È vero. Scusa, anche lei esce di casa e fa la televisione, ma dovrebbe chiudersi in una grotta, ma sono l'eccezione che conferma la regola, in grammatica è così. Comunque, allora abbiamo finito, ti spiegano il loro narcisismo. Eleonora, cosa ti piace del tuo mestiere? Qual è la parte che ti soddisfa di più? Oltre chiaramente alla parte, alla componente artistica, la componente umana, nel senso che io vivo le parti più belle della vita delle persone, quindi il matrimonio, la nascita, tutte cose che ti senti un po' parte delle famiglie. È una questione di karma, nel senso che io mi circondo di belle emozioni. D'altronde, Eleonora è una donna, come dire, che la pensa all'antica ma è modernissima, donna che vorrebbe anche 4, 5, 6 figli. Per la famiglia numerosa. Abbiamo iniziato così, per la famiglia numerosa. Tanto Renzi, Francesco, no, dagli il marito, soldi. Sappi che non è finita qui, ecco, insomma. io non c'entro niente. Grazie di cuore per averci raccontato il mondo della fotografia ad Eleonora Solla, che è stata qui stamattina. Eleonora, grazie al Presidente Mameli, che rappresenta un modello a livello mondiale nel mondo, come diceva qualcuno, grazie alla squadra Stefano Perra, Gigi Perra e DJ Fabietto. Domani torneremo puntuali alle 8, se no le repliche ormai sapete dove trovarci.